Saluto a tutti, oggi andiamo a vedere come lucidare a specchio l'alluminio. È una pratica che molto spesso fanno gli americani perché hanno visto che l'alluminio si lucida molto bene e quindi fanno dei particolari, dei cerchi in lega o piuttosto che dei particolari sulle automobili e sulle loro moto lucidando l'alluminio. Io l'ho fatto oggi per una macchina, per un'auto d'epoca diciamo, e aveva due profili d'alluminio e tutte cromature. L'alluminio nel tempo si deteriora molto velocemente a differenza della cromatura perché fa l'ossido, e l'ho lucidato a specchio. Vi faccio vedere, questo è il risultato che abbiamo ottenuto, cioè che ho ottenuto lucidando a specchio questo pezzo. Era più o meno in queste condizioni, con tutto l'ossido, e questo era il colore iniziale. Vi faccio vedere tutto il procedimento per la lucidatura e poi facciamo la conclusione finale. Ok, come primo passaggio, vedete, ci sono delle tacche molto profonde, dei graffi, dei segni. Bisogna portarlo in piano, quindi andremo ad utilizzare una 120 sulla ruota orbitale, ma si può fare anche a mano, non è quello il problema. Una volta passata la 120, vi dovete assicurare di aver rimosso tutti i graffi profondi che c'erano. Dopo la 120, solito passaggio con la 240. Io mi aiuto su un banco da lavoro per fermare la parte, poi faccio un po' di qua, un po' di là, insomma, è importante che sia ben ferma. Le prime due carte, diciamo la 120 e la 240, in questo caso sono fondamentali e vanno passate bene. Adesso poi faremo dei passaggi veloci 320, 400 e 600, giusto per togliere i segni lasciati ovviamente via via dalle carte precedenti. Quindi con la 320 andiamo a togliere solo i segni della 240, 400 e 600 e poi andremo con la 1000. Ovviamente salto tutti i passaggi, se no è un quarto d'ora di spianata. Allora, da questo momento in poi andrò ad utilizzare la ruota di stracci. Oh, fino a qua è stato un restauro praticamente, perché il pezzo era pieno di tacche e di cose e l'abbiamo riportato, diciamo, come se fosse un pezzo di fabbrica. Se voi avete un pezzo nuovo o semi nuovo, comunque che non ha bisogno di carte grandi, partite direttamente con la pasta lucidante e la ruota di stracci. Io la monto sul trapano, lo fisso al banco in questo modo e vado a lucidare. Ne faccio un pezzo per farvi vedere la differenza. Già è molto lucido, non è ancora specchio perfetto. Qua invece la parte satinata diventa lucida, quindi la faccio tutta con la ruota di stracci. Se avete quella montata sulla mola è più facile e più veloce. Io ovviamente mi arrangio con quello che ho, non è il mio lavoro, però vi faccio vedere come funziona. Siamo arrivati quasi alla fine, basta un po' di pasta grossa, questa o la vai che conosciamo già tutti, è uguale, indifferente, e un tampone molto duro e la lucidatrice. Ovviamente tutto si può fare anche a mano, ci vuole solo più tempo. Ecco qua, con la pasta grossa faccio vedere la differenza. Guardate già com'è, qua ci si vede, e qua è leggermente più opaco, ma sempre bello brillante.
facciamo tutto il pezzo così e praticamente risulterà molto simile a una cromatura. Avete visto la velocità con cui si lucida l'ultima parte, mentre la prima richiede più tempo. Allora, i procedimenti sono due fondamentalmente. Se l'alluminio che voi dovete lucidare è particolarmente graffiato, usurato nel tempo, va levigato con le carte abrasive. Si parte da una 120, anche da un 80, a seconda di quello dello stato in cui si trova l'alluminio, e poi si procede fino alla, diciamo, lucidatura finale. Se invece, per esempio, sono particolari di una moto, come mi è capitato di fare spesso, e che già hanno per esempio una parte, una sovraverniciatura oppure una leggera patina del tempo, si può partire tranquillamente con una 600. Si fa 600, 1000, 2000 e poi la pasta lucidante con la ruota di stracci, e per una finitura proprio brillantissima basta dare una lucidata con la pasta abrasiva. Quanto dura nel tempo questo? Di preciso non lo so. Comunque, se lucidato continuamente, cioè una volta ogni 6 mesi, con la pasta abrasiva, questo rimane così per sempre. Ci sarebbero dei trasparenti che possono coprire la superficie e quindi renderla praticamente immortale in questo modo, ma attualmente non ne ho disponibili. Quello di Stardust Color che ho usato per fare il metallo nudo sull'alluminio billet non va bene, ho già provato, si spoglia. Come ne trovo uno, vi farò il video con l'alluminio lucidato e l'applicazione trasparente. Spero di esservi stato utile. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao, al prossimo tutorial. Segui Flavio, tutto fare, è possibile sbagliare. Un tutorial per partire e già sai che cosa fare. Non è stare ad impazzire, vedi come riparare. Perché è facile capire se c'è Flavio, tutto fare.